Ciao a tutti ragazzi, sono Ade Re, benvenuti sul mio canale. Oggi siamo all'inizio di un nuovo episodio di Farming Simulator 17. Come avevo detto nello scorso video, oggi spenderemo tutti i soldi che abbiamo guadagnato nel scorso episodio. Quindi cominciamo subito con un bel trattore. Che io pensavo a questo. Intanto i vicini stanno lavorando. Io sto pensando a questo qua, il Fast Track 3000 Extra. Penso che è una marca nuova sul gioco. Quindi mettiamo che la configurazione motore è quella migliore, con 230 cavalli invece di 195, le ruote normali e il colore cerchioni arancione. Quindi compriamo. Ok, poi sto pensando a una Mititrebbia, questa avevo pensato, questa qua, che buon, come tutte le altre. No, questa qui va più veloce. Questa qui va abbastanza lenta. Beh, ragazzi, prendiamo questa. Anche se i miei calcoli vanno in mona, ma sì, ragazzi, prendiamo questa. Quindi compriamo. E dobbiamo prendere anche la lama. Quindi è una Torum 760. Ok, questa qua. Compra. Poi abbiamo qui niente. Qui niente. Un cassone ribaltabile. Questo. Che è anche abbastanza spazioso. Prendiamo questo. Sì. Ok, poi un aratro. Questo qua. Poi coltivatore, questo qua, no, sì, sì80 cavalli, ok, questo, compra, poi seminatrici l'ha pronto, l'ha tempo, quindi compriamo. Qui non ci interessa, neanche qua, neanche qua, neanche qua. Poi questo qua, il più grande, quindi compriamo. Qua niente. E neanche. Ah no, qua sto pensando a questa. Che fa il cippato. Noi mettiamo la legna e fa il cippato. Quindi compriamo. Poi
Non mi ricordo cosa avevo messo. Ah, questa. Quindi compra. E la mettiamo in fattoria. E la fattoria è qua. Ok. E la mettiamo qua. E anche un Sto pensando un pannello solare, ma ci sono mancati soldi. E volevo il pannello solare perché faceva 45 euro l'ora. Quindi ci conveniva. Questo è molto utile. Produce 500 euro l'ora. Ma oh, non credo che abbiamo finito gli acquisti. Come vedete abbiamo un bel po' di roba. Eh sì, un bel po'. E guardate questo che figo. Anche dentro. Bellissimo. Sentiamo anche il motore. È già più silenzioso degli altri. E prendiamo subito questo. Dietro qualche gancio? No. Ah sì, no. Quindi adesso li porto in fattoria, poi ci vediamo lì. Ok ragazzi, ho portato questo coltivatore in vendita, che tanto abbiamo quello grande, poi porto anche la seminatrice vecchia. Quindi vendiamola. Ah, 2000. Ok, guardiamo anche le altre, quindi prendiamo il coltivatore. A vedere quanto largo si fa. Abbastanza, a differenza dell'altro. Anche abbastanza veloce. Bene, ho portato anche la seminatrice vecchia, che la vendiamo. Vendi, questa qui ci dà anche già più soldi. E portiamo indietro stare questa un po' e andiamo sulla Midi Trebbia. Che lama grande. Bella dentro. Oddio, c'ho pure il clacson quando parte. Wow, un botto di luci.
Wow. Molto larga anche. Mi piace. Ragazzi, ho riportato indietro la mia trebbia, quella vecchia, questo schifo, vediamo di venderla così ci facciamo un po' di soldi. E trentamila, ok, perfetto. Poi prendiamo ah, questa è bella, ve la dovevo far vedere. Il motore è acceso, va avanti da sola, ma non va a destra e a sinistra, va indietro. Quindi vediamo cosa dobbiamo prendere, vediamo cosa ha un gancio dietro. No. E no. No. E no. Dobbiamo portarle tutte singolarmente. Ok, adesso prendiamo la cipatrice. Retromarcia. Preso. Poi ci manca anche solo il carrello che carica. Guardate che bello grande che è. E poi basta. Ok, questa lasciamola qua. Proprio qua. Ok, qua. E nel prossimo video la voglio usare. Ok, prendiamo questo, che è l'ultimo. Ok. Bello grande. Ok, qui a destra. Ok, mettiamo questa qua. La lasciamo qua, quindi facciamo così.
Ok. E abbiamo finito con tutti i veicoli. Adesso vediamo se abbiamo qualcosa da vendere. Forse più tardi venderò un trattore. Ma il resto niente. Quindi parcheggiamo il trattore qua. Proprio qua così. E ecco il nostro bellissimo trattore. Guardate le differenze. E vediamo se nel futuro ne prendevo un altro. Non di questi, ma stavo pensando a questo. A questo qua. O questo. O questo. O questo anche. Ma sto pensando a questo. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Io vi saluto. Mi raccomando, mettete un mi piace. E condividete con gli amici. E ciao a tutti.